inizia una nuova stagione, un punto di partenza come sempre, ma anche ho notato un punto di arrivo, perché si premiano i migliori della scorsa stagione e si ricordano tante persone, prima fra tutti Franco Favretta. Beh sì, questo è un appuntamento in continuità tra la vecchia stagione e la nuova. Premiamo qui i tecnici che hanno vinto sul campo i rispettivi campionati, presentiamo la nuova stagione, consegniamo i calendari definitivi, consegniamo dei materiali utili per le società e troviamo anche lo spazio necessario per il ricordo con la fondazione dell'amico Franco Favretto, quindi la raccolta fondi sempre aperta dedicata appunto al miglioramento delle società del Lazio, e in questa occasione particolare il premio Lucio Bellone dedicato a un grandissimo arbitro nazionale, collaboratore del comitato, venuto a mancare precocemente già 3 anni fa e che ci piace ricordare insignendo qualche arbitro giovane di strumenti utili, in questo caso una borsa di studio, per ricordare appunto nel migliore dei modi il nome anche di Lucio Bellone. E la novità ovviamente del sito internet, si parla tanto di tecnologia, voi avete fatto il grande salto. Beh, diciamo che ci siamo voluti adeguare agli standard ormai moderni, il nostro sito per quanto funzionale comunque era basato su un'architettura tecnologica troppo vecchia che non ci consentiva una interattività, non ci consentiva un download dei contenuti, non ci consentiva di poterci rapportare con le piattaforme dei social network, quindi ci siamo messi al pari con i tempi, una veste grafica sempre gradevole e istituzionale con dei contenuti e delle possibilità, ripeto, molto più elevate. Ti aspetta dalla stagione 2012-2013? Beh, innanzitutto mi aspetto un consolidamento del nostro movimento a livello regionale, cioè questo è il secondo anno, che la seconda stagione che abbiamo l'organico completo a 140 squadre di campionati regionali, mi aspetto dei campionati molto belli delle nostre squadre di Serie B che hanno resistito a un'estate molto difficile e quindi sono in asse di partenza con squadre competitive, e francamente mi aspetterei anche un miglioramento generale del livello dei nostri campionati giovanili.